Ciao, io sono Silvia Boccardi. E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI. Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento. Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale spiegata in modo chiaro. Il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto due regioni separatiste nell'Ucraina orientale come entità indipendenti e ha firmato l'ordine di mandare quelle che ha definito forze di pace in queste regioni. Non è di fatto ancora un'invasione, tanto che le autorità statunitensi non stanno ancora utilizzando questa parola, ma ci assomiglia molto. In queste ore difficili abbiamo bisogno di fare chiarezza e per questo oggi parliamo con Eleonora Tafur-Ambrosetti, analista dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI. Ciao Eleonora. Ciao Eleonora. Ciao. Perché, secondo te, Putin ha voluto riconoscere queste repubbliche adesso? Cioè, che cosa significa questo riconoscimento? Perché sappiamo, no, che queste repubbliche sono un po' un cavallo di Troia dentro il territorio dell'Ucraina. Putin ha cercato in tutti i modi prima di forzare Kiev a rispettare quella parte degli accordi di Minsk che appunto avrebbero visto queste due repubbliche, cosiddette repubbliche separatiste, come parte integrante del territorio ucraino e quindi un po' avamposto della influenza russa. Nel momento in cui si è reso conto che Kiev non era disposta a scendere a patti e l'influenza internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, non stava dando i frutti sperati, secondo me Putin ha fatto questa scelta come minaccia definitiva all'Ucraina e soprattutto come deterrente, almeno nei piani del Cremlino, contro una possibile operazione di Kiev per riprendersi con la forza i territori del Donbass. Infatti non dobbiamo scordarci che questa crisi è iniziata anche perché il Cremlino ha sempre più accusato l'Ucraina di voler riprendere con la forza i territori del Donbass, forti delle armi e del supporto economico e militare degli Stati Uniti. Quindi questa è la prova che Putin vuole definitivamente evitare questa sorta di operazione militare per riprendere controllo dei due territori con la forza. Chiaro, ma una domanda banale nella sua irrisolvibilità, ma questa è la fine delle operazioni, quindi quando succederà questa occupazione dell'invasione, chiamiamola come la vogliamo, credo sia più corretto a un certo punto chiamarla invasione di queste due parti, delle due repubbliche separatiste, oppure l'inizio di un'invasione più ampia? Cioè, dacci un po' una tua analisi da ricercatrice. Come dobbiamo leggere questa mossa di Putin? Questa non è assolutamente una domanda banale ed è una domanda a cui le persone che studiano quest'area come me da tanti anni, a cui non abbiamo una risposta fondamentalmente. Infatti una delle cose che mi sento di dire è un po' un invito a delle analisi umili, perché insomma non siamo ovviamente nella testa di Putin. La politica estera non la fa solo Putin, c'è un entourage intorno a lui di cui è difficile anche seguire l'evoluzione, come cambia, no, il gioco di potere all'interno del Cremlino, e inoltre ci sono anche molti fattori contingenti che indirizzano le scelte di politica estera russe in un modo o in un altro. Quindi insomma anche il pragmatismo e l'occasione è importante da analizzare. Chiaro, possiamo quasi dire che si tratta di una partita a scacchi, no? Esatto, esatto. E oltre alla partita a scacchi c'è anche, insomma,
insomma, l'evento fortuito, no? La cosa che magari l'incidente o un'interpretazione di un evento che può davvero modificare le strategie di una parte o di un'altra. Comunque, a parte insomma, questa premessa generale, qui gli scenari essenzialmente sono due, appunto quello che hai descritto tu, quindi il pericolo che l'invasione sia diciamo più estesa oltre a questi due territori che fanno parte della regione del Donbass, ma non occupano tutta la superficie del Donbass. In quella che noi chiamiamo Donbass, in realtà ci sono anche dei territori che non sono sotto il controllo dei separatisti. Quindi uno scenario sarebbe appunto quello che vede una seconda annessione e poi diciamo un intervento più capillare sul territorio ucraino. Un'altra, che è quella che propendo insomma a considerare come più verosimile, è quella che questa scelta sia stata fatta proprio per diciamo congelare la situazione e quindi congelare questo status dei territori come indipendenti e dare all'Ucraina un forte deterrente contro un'operazione militare, perché il Cremlino ha firmato un accordo di assistenza con questi territori valido per 10 anni, che nel caso di un attacco garantirebbe alla Russia il diritto, il dovere di intervenire, senza peraltro passare dal Parlamento, quindi sarebbe una scelta totalmente centralizzata e Putin sarebbe libero di prenderla senza dover passare dal Senato o dal Consiglio di Sicurezza. Chiaro, io volevo chiederti una cosa. Tutto questo è stato lanciato ieri da un discorso di Putin alla nazione che è sembrato molto arrabbiato, possiamo dire quasi incazzato, come se avesse aspettato 30 anni per farlo, un discorso al popolo russo, ma chiaramente diretto anche a noi, all'Occidente. E con questa retorica arrabbiata, Putin ha negato l'esistenza stessa dell'Ucraina, incolpando Lenin di averla creata. Insomma, a parte che è una logica che, se estendessimo a tutto il mondo, varrebbe per moltissimi paesi, gli imperi, le federazioni. Mi sto già immaginando Draghi che a un certo punto dice riprendiamoci la Gallia, però a parte questo mi sembra qualcosa di chiaramente fabbricato a tavolino, l'abbiamo visto, il saggio pubblicato in estate. Ma tu credi che questo racconto sia qualcosa che il popolo russo comprerà, nel senso aderirà a questo, e soprattutto qualcosa di accettato dal popolo ucraino? Secondo me no, almeno dalla mia esperienza di questi giorni sto cercando di parlare quanto più possibile con i miei amici e colleghi in Russia, proprio per vedere come percepiscono la situazione e soprattutto come percepiscono questa narrativa del Cremlino. E la stragrande maggioranza di loro sono assolutamente contrari alla guerra, contrari a una violazione della sovranità ucraina. Tra l'altro anche il flusso di rifugiati adesso a Rostov sul Don sta diciamo contribuendo a sensibilizzare molto anche l'opinione pubblica russa sulle conseguenze umanitarie di questa guerra, e direi che appunto nella grande maggioranza dei casi non c'è condivisione degli obiettivi del Cremlino, e soprattutto in questo atteggiamento un po' da ex ferito che minaccia la sua fidanzata o con me o senza di me, insomma, te la farò pagare. Quindi insomma un atteggiamento davvero davvero violento, che per appunto la mia esperienza non è condiviso dalla popolazione. Ma d'altronde, l'ho detto anche in precedenza, il Donbass non è la Crimea, quindi c'è anche secondo me una minore propensione dei russi a sostenere avventure belliche in questo senso. La Crimea era stata presa in maniera totalmente illegittima, ma senza spargimenti di sangue. Questa è una situazione invece molto più drammatica e i russi questo lo sanno bene.
Posso farti una domanda un po' difficile, nel senso Certo. che in queste ore appunto c'è un sacco di gente che dice si parla di invasione, non si parla di invasione. Ecco, secondo te di cosa stiamo parlando? Cioè, a che punto siamo del processo? Secondo me è appunto una strategia molto, molto, molto dura del Cremlino che vuole definitivamente rovinare i piani dell'Ucraina di integrarsi maggiormente con l'Occidente, soprattutto di entrare poi a far parte della NATO, perché ovviamente uno stato in cui non c'è il pieno controllo della sovranità del territorio e in più è immischiato in una guerra che fa moltissime vittime, non ha speranza di poter entrare nell'organizzazione. Non so dirvi se ci saranno altre annessioni o se si fermerà qui Putin. È davvero difficile da prevedere quali saranno i passi. Quello che è evidente è che questa è una mossa davvero un po' di vendetta anche per un paese che sta comunque che ha scelto un corso preciso di politica estera che per il Cremlino è inaccettabile. Quello che appunto vediamo come in primis una mutilazione della sovranità è anche un'azione che ha dei costi economici per Kiev molto alti e dei costi politici anche per il governo di Zelensky. Non dimentichiamo che Zelensky è un personaggio tutto sommato nuovo, no, sul panorama politico. Sta dimostrando nervi saldi, sta dimostrando comunque una leadership tutto sommato solida. Ovviamente questa situazione potrebbe far diciamo vacillare il consenso già debole che lui ha in Ucraina, quindi potrebbe portare anche a dei rischi per il governo in carica. Chiaro. Silvia, non avevi una domanda? L'ultima domanda che volevo farti è legata al discorso, cioè è stato un discorso che è difficile, diciamo, da analizzare perché ognuno può vederci dentro mille cose, è molto ambiguo. Volevo capire, secondo te, che tipo di reazione ha provocato da diversi punti di vista, cioè noi l'abbiamo letto in un modo, probabilmente il popolo russo in un altro modo ancora, gli ucraini in un altro modo, i miei contatti che mi hanno scritto ieri sera mi dicevano siamo rimasti lì col fiato sospeso fino alla fine, convinti che stesse per annunciare un'invasione e alla fine non l'ha fatto. Esatto, è un discorso assolutamente difficile da capire persino per chi quell'area la studia da tanto perché si riferisce comunque a processi storici che sono contestati. Quindi anche dal punto di vista della storiografia è abbastanza contesa quella versione della statualità ucraina che ha dato Putin. Evidentemente dal punto di vista degli ucraini questa è una prova ulteriore che siamo di fronte appunto a un aggressore e quello che potrebbe succedere nel futuro potrebbe essere addirittura un delitto d'onore, no? Appunto, ritorno con quella metafora dell'ex geloso che ti butta l'acido in faccia. Purtroppo, insomma, è una battuta macabra, però molti ucraini percepiscono l'atteggiamento della Russia in questo momento, del Cremlino in questo momento, come tale. E, dal punto di vista russo, può essere letto in vari modi. Sicuramente c'è una fortissima, diciamo, critica all'ingerenza occidentale, il fatto che gli Stati Uniti siano accusati di aver istigato questo coup d'état, che perlomeno questo è quello che dice il Cremlino, che sarebbe stato Euromaidan. Euromaidan, vi ricordo che per il Cremlino è semplicemente una rivoluzione colorata, non è una protesta democratica, e il cambio di regime che è seguito, quindi Yanukovych che è andato via, è un colpo di Stato a tutti gli effetti promosso dagli Stati Uniti. Questa è la lettura del Cremlino. E in un certo qual modo questa è una lettura che secondo me molti russi sposano,
ma tutto quello che viene dopo, quindi il riconoscimento dell'indipendenza delle cosiddette repubbliche e un'eventuale azione militare, secondo me questo è letto in maniera molto più critica dai russi, perlomeno quelli con cui ho parlato io. Sì, no, è chiarissimo. Guarda, Eleonora, grazie perché ci stai aiutando a leggere un po' a caldo, quindi con la difficoltà di un'analisi a caldo, che le due cose sono quasi un ossimoro. Però è quello che sta succedendo ed è appena successo e è un po' quello che succederà. Mi è piaciuto molto, ho letto un articolo questa settimana che diceva che stiamo forse parlando di quello che per Putin è il legacy business, cioè il suo lascito alla Russia del domani. Putin ha 69 anni e qualche analista dice ma sta provando a compiere quello che era il suo disegno iniziale, perché insomma non si sa quanto resterà il potere, quanto vivrà, eccetera eccetera. E questo, ecco, come dire, per dire che gli scenari possono essere letti in molteplici modi, e questo lo trovo affascinante, ma credo ne avremo la possibilità di parlarne ancora. Grazie Eleonora. Posso dire un'ultima cosa? Certo. Questa del lascito è una cosa che a me fa molto tristezza e molta rabbia, perché in realtà penso che il lascito che tutti i russi vorrebbero vedere, e questo lo dicono i sondaggi, è appunto un'economia più solida, una Russia forte certamente sul piano internazionale, ma anche ben collegata soprattutto con la vicina Unione Europea. Non credo che la Russia che lascia questa guerra ai propri cittadini è una Russia che molti desiderano, anzi tutt'altro. Quindi la stagnazione economica è un prezzo secondo me molto duro da pagare per i russi. Assolutamente, credo che siamo tutti assolutamente d'accordo, anche perché è un'economia non diversificata che dipende troppissimo dalle esportazioni di energia fossile, di fonti fossili. Insomma, ci sono tante cose che hanno i problemi della Russia sono altri, ma parliamo di un uomo del Novecento che è cresciuto per la maggior parte della sua vita dietro la cortina di ferro, con una concezione anche della politica internazionale e della politica di potenza che è fatta di sfere di influenza, è fatta di annessioni, è fatta di tensione, è fatta di milizie e soldati al confine, insomma di tante cose che non sono più forse del nostro tempo, ma che Putin vede ancora e in un certo qual modo anche ha ragione di successo. Grazie Eleonora. Silvia, io direi grazie. Ci sentiamo al più presto con un po' di analisi ulteriori su questa crisi che si svilupperà probabilmente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Certo. Grazie.